Assessore Alessia Rosolena, assessore regionale, il Friulenza Giulia protagonista, seconda edizione di Select in Italy, il tema del lavoro è centrale, le sue deleghe che oltre al lavoro sono anche l'istruzione, la ricerca e la formazione. Quanto c'è bisogno di investire in formazione per creare occupazione? C'è bisogno di investire sulla filiera della formazione e sul capitale umano. Anche nel primo incontro di questa mattina di Select in Italy è emerso nella sua grande chiarezza che rispetto ai temi dello sviluppo è necessario investire nella formazione e nell'alta formazione, è necessario altrettanto riuscire a far comprendere, a trasformare le risorse formate, le persone formate in reale capitale per le aziende. Un passaggio che riguarda sicuramente, come più volte abbiamo detto, la permanenza dei talenti, così come vengono chiamati, ma delle persone formate sul nostro territorio in base a un potere d'acquisto che va garantito. Quindi fuga di cervelli è un pericolo anche per la regione Friulenza Giulia? È un pericolo anche per la regione Friulenza Giulia, sicuramente non come per la gran parte delle altre regioni italiane, ma è un tema. Noi abbiamo lavorato molto sull'attrattività internazionale nel corso degli anni, rimane pur tuttavia un dato di esodo dal nostro territorio da parte dei giovani che qui si sono laureati e formati per mancanza o forse perché non siamo capaci di dargli tutte le opportunità che ci sono. Per questo è importante, come ho detto prima, che per l'industria, all'interno dei piani industriali, il capitale umano sia uno dei tasselli fondamentali. Quindi investire in persone. Investire sulle persone che rimangono su questo territorio. Noi continuiamo ad avere dati importanti dal punto di vista della formazione universitaria e post-universitaria. È triste vedere che nonostante le grandi offerte di lavoro, nonostante lo sviluppo che in questa regione c'è, nonostante il mismatch che dicono e che esiste tra domanda e offerta di lavoro, negli ultimi 10 anni si è comunque continuata la fuga dei giovani all'estero. In Italia negli ultimi 10 anni è aumentato del 400%, e parlo soprattutto ovviamente di regioni del sud da questo punto di vista, l'esodo dei laureati. Li formiamo nel miglior modo possibile, diventano capisaldi di altri enti di ricerca, aziende, strutture nel resto del mondo. Noi dobbiamo lavorare per farli rimanere qua.